così come anche l'opportunità di intervenire sul decreto legislativo 8108 rispetto alle specificità che gli ospedali e le strutture sanitarie. Ma un particolare grazie va inteso anche rispetto anche alle premesse, sia per quanto attiene quelle forme di pubblicità ingannevole, peraltro nociva, che spesso si consumano in adiacenza degli ospedali e quindi una opportuna revisione con specifiche limitazioni, ma anche e soprattutto rispetto alle premesse per quanto attiene l'individuazione di misure di contrasto rispetto a quella che è la medicina difensiva, perché mai questo Parlamento deve dimenticare che un medico, un professionista della sanità, quando assume una decisione lo fa sempre nell'interesse della salute di ognuno di noi e mai esclusivamente rispetto a quelle che possono essere le conseguenze giudiziarie. Grazie. Grazie, onorevole La Falanga.